Attiguo a casa sua stava un palazzo moresco, denunciato dal salmastro, orientale come un riflesso sbiadito, scrostato sotto le volte degli archi e sulle cupole, abitato l'inverno da cristiani comodi che nell'estate pagana cedevano le due ali sul mare per non morire di fame. Proclamata la fine dello stato d'assedio, quel palazzo sarebbe diventato il quartier generale dei turchi che di tra le viole del cielo assolato avevano ammainato le mezze lume. Quella costruzione era un sunto di storia, oppure no? Era il suo carnefice convertito proprio quando toccava a lui 500 anni fa. Le esecuzioni degli 800 più martiri ebbero luogo in un campo di grano e quei coloni inturbantati mieterono spighe d'oro ingemmate in cinabro, impazziti all'incanto di quella miniera di fede. In quell'occasione egli pensò che sarebbe stato facile incontrarsi un'ultima volta. Era un santo a pregarla. Perciò le aveva scritto: «Vieni, stavolta è grave». E la risposta di lei fu: «Stai tranquillo, ora non posso davvero. Vedrai che tutto andrà bene». Pose il capo su un sasso e la sognò. Si ridestò che non lo avevano ancora decapitato. Guardò in alto, cercando il suo carnefice, e lo trovò crocifisso. Poi gli dissero di levarsi e andarsene. Lui non aveva osato insistere. Lo avevano umiliato, non c'è dubbio. Ma l'avrebbe rivista. Se fosse stato vero il palazzo moresco, sarebbe anche vero oggi che le sue ossa figurerebbero sui velluti rossi nella cripta della cattedrale di Otranto, incastrate nel prodigio che le vuole ancora rivestite di carne dopo tanto, come in quell'altro tutto suo miracolo che dopo tutto la pensava ancora. Thank you.
l'urna perduta, ma a differenza degli altri martiri, oltre ai pezzi di fegato, alle membrane, ai tendini, aveva conservato gli occhi.